Sono Clemi e vivo qua dal 1962 in casa della Contessa. Arriva bene, sono sempre stata là, sono cresciuta là, ho imparato a lavorare là. Sono stato con i figli della Contessa che mi hanno dato tanto e che mi danno tanto tuttora. Io ho iniziato a fine del 76. E era una semplice osteria dove venivano a bere l'ombra, dove stavano a fare quattro chiacchiere qua la sera, ma non era quello che volevo io. Pian pianino ho eliminato tutto ciò, c'è sempre l'ombra, ma ho creato una cucina, un modo di mangiare del territorio anche, però ho imparato in casa della Contessa di Rivabene, una cucina un po' diversa da quella che si trova sempre. E con quello mi hanno ricordata e si ricordano sempre di me. Qualsiasi persona che viene si ricorda della Clemi, del Castelletto, della zona, perché qui la zona è bella. Cioè mi conoscono per la Clemi, per quelle che sono, e quando vengono qua pensano di andare a casa. Si sentono bene e stanno bene. Anche quelli che partono da Milano per andare a Cortina si fermano a mangiare e poi vanno a Cortina. Ho creato un'amicizia con tutti i clienti. La campagna offre questo, offre l'amicizia e offre anche tante belle cose, perché Folina è bella, c'è una bella abbazia, Soligo, c'è il San Gallo, che è tanto conosciuto nella storia. È un messaggio che posso trasmettere, la serenità che c'è in questi paesi, la tranquillità, il prosecco. Io sono andata a New York e hanno detto Clemi, per dire, quello è una cosa che uno non si dimentica del Castelletto. Condividete tutti quanti la storia che è nella nostra zona e ricordatevi di passare sempre di qua.